Una buona serata e benvenuti a questo nuovo aggiornamento del nostro telegiornale in apertura conferenza stampa questa mattina a Pescara del presidente della regione Abruzzo Marco Marsilio e del neo assessore al lavoro Tiziana Magnacca che alla vigilia del 1º maggio hanno illustrato gli ultimi dati sull'occupazione in regione. Cresce nel complesso il tasso di occupazione, ma permane il problema della precarietà lavorativa. Il servizio è di Stefano Buda. Nel 2023 il tasso di occupazione in Abruzzo ha toccato quota 61,3%, un dato in crescita di quasi 3 punti rispetto all'anno precedente. Ad aumentare è soprattutto la presenza femminile nel mondo del lavoro, ma anche quella dei cittadini nella fascia di età compresa tra i 30 e i 55 anni. Un buon segnale alla vigilia del 1º maggio per il presidente della regione Marco Marsilio e per il neo assessore al lavoro Tiziana Magnacca. Siamo in un momento di transizione ambientale, un momento di transizione digitale, un momento di transizione tecnologica che ci espongono appunto alla incertezza dei cambiamenti. Tuttavia, quello che invece compete a Regione Abruzzo è che abbiamo invertito la tendenza. I contratti a tempo indeterminato sono cresciuti e abbiamo invertito la tendenza alla crescita dei contratti a tempo determinato, grazie anche alle politiche della Giunta Marsilio, che ha fortemente incentivato le trasformazioni dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato. Permane però un problema legato alla qualità dell'occupazione. In Abruzzo si contano infatti circa 520.000 occupati, di cui quasi un terzo con contratti a termine. E tra i nuovi assunti, la fascia ampiamente maggioritaria è costituita da precari. Possiamo presentare oggi un risultato che 2 anni fa vedeva la differenza tra uomini e donne come percentuale di occupazione di oltre il 22% a favore degli uomini. Questa differenza si è ridotta al 18%, sono 4 punti recuperati nel divario di genere ed è molto importante. Si segna più del 5, quasi il 5,5% di donne occupate in più, occupazione in crescita per tutto l'Abruzzo, che significa portare l'Abruzzo di fatto ad allinearsi alla media nazionale. Ci separa soltanto mezzo punto oggi dalla media nazionale dell'occupazione, una media che peraltro in questi anni sta crescendo molto e quindi non era facile tenere il treno, raggiungere un treno che va veloce grazie anche alle politiche che il governo Meloni sta portando avanti e che proprio oggi rafforzerà con un decreto che tutti attendiamo e che siamo pronti a mettere in pratica nella nostra regione. I dati invece sulla sicurezza sono negativi, l'ultimo anno è stato un brutto anno da questo punto di vista, dobbiamo capire se si tratta di sfortunati episodi o se c'è un problema strutturale nel controllo, nella modalità con cui si esercitano non soltanto dalla regione, anzi la regione da questo punto di vista non ha strumenti diretti. Vincenzo Dincecco, esponente di primo piano della Lega Abruzzese, ribadisce ai nostri microfoni che Ottavio De Martinis non sarà in nessun caso il candidato del Carroccio a Montesilvano. Secondo Dincecco, il sindaco uscente negli ultimi tempi avrebbe agito in favore di esponenti di altri partiti, quegli stessi partiti ai quali Dincecco chiede con forza rispetto e correttezza nei rapporti. La Lega tiene duro sulla scelta del candidato a sindaco di Montesilvano. Vincenzo Dincecco, esponente di spicco del Carroccio nel comprensorio pescarese, ribadisce il veto sul sindaco uscente Ottavio De Martinis, considerato ormai un corpo estraneo alla Lega. Per Dincecco, quindi, il candidato in quota Carroccio resta Anthony Aliano. Purtroppo in questi anni abbiamo percepito che in tanti sono entrati per occupare uno spazio politico, hanno dietro il vessillo della Lega raggiunto obiettivi e spazi personali e poi concretamente hanno lavorato per il rafforzamento e l'accrescimento di altre forze o di altri personaggi politici fuori da quel partito. Questo ovviamente non è più tollerabile, lo dico da mesi, lo sostengo da mesi. Chi sta nella Lega deve lavorare per la Lega e non per gli alleati, all'interno sempre del recinto del centrodestra, ma in primis per il rafforzamento del partito che rappresenta. Ecco, la voce che circola con insistenza è che alla base di tutto ci sia proprio un sostegno alle regionali da parte di De Martinis sul
Lorenzo Sospiri, che appunto era candidato di Forza Italia, un'altra forza della vostra coalizione. No, io non mi soffermo a fare descrizioni singole o particolari di fatti legati alle precedenti regionali. I numeri delle regionali, delle politiche sono sotto gli occhi di tutti, gli osservatori e gli analisti della politica locale sanno bene quello che è successo negli ultimi 2 anni a Montesilvano in termini di competizioni elettorali, perché ovviamente è un quadro che non sfugge. Noi siamo perché il centrodestra vinca, siamo perché gli alleati rispettino le volontà e anche le indicazioni della Lega, perché ricordiamo a tutti che quando la Lega era al 30% ha rispettato tutti. Se invece c'è sempre o spesso il sentimento della prevaricazione, questo credo che noi non lo possiamo permettere, perché non è più il tempo di schiacciare la testa agli alleati, ma è il tempo insieme di governare bene e di scegliere le persone migliori sulla scorta di atteggiamenti corretti e giusti. Su Aliano farete barricate o eventualmente dovesse uscire un terzo nome c'è spazio per una mediazione ulteriore? Ma io non sono titolato a parlare di queste cose, perché noi abbiamo degli organi di partito, c'è un coordinatore provinciale e un coordinatore regionale. Gli organi di partito hanno posto un tema e hanno posto un nome, quindi su questo io sono fermo a questo e quindi di questo posso parlare. Non sono ancora terminati a Teramo i lavori in piazza Garibaldi, iniziati la scorsa estate e fermi per diverso tempo per alcuni intoppi emersi. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha fatto un punto della situazione e chiesto scusa per i ritardi. Il servizio di Ania Cantagalli. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha fatto il punto dei lavori che ancora insistono dalla scorsa estate in piazza Garibaldi, opere che puntano non solo all'abbellimento del sito, ma anche all'eliminazione delle infiltrazioni che interessano la sala ipogea e i sottopassi. Il primo cittadino ha spiegato i ritardi e come gli intoppi riscontrati porteranno a richiedere alla cabina commissariale un ulteriore 1 milione di euro di finanziamento, senza sbilanciarsi però sulla fine delle opere. Intanto ho iniziato anche oggi la conferenza proprio rivolgendo la piena, totale comprensione per il disagio che ovviamente il cantiere ha determinato in una zona nevralgica della città e soprattutto il suo prolungamento, il prolungamento del cantiere, e quindi con le scuse ai nostri cittadini doverose, scuse a cui fanno seguito però i chiarimenti per quello che è successo e per quella che è la necessità di questo intervento. Anche con questa perizia di variante siamo riusciti a definire e risolvere problemi che si stavano trascinando da troppo tempo e che si sarebbero trascinati nel tempo, risolvendo questioni relative alle condutture, per cui ringrazio anche la Ruzzoreti che ha collaborato da subito per sistemare quanto di competenza, e il Comune ha fatto il proprio e continuerà a fare il proprio, e poi il problema degli impianti. Nel corso del cantiere, ed è stato un altro dei motivi per cui abbiamo dovuto procedere alla perizia di variante e quindi con lo stallo dell'opera, è stato il fatto che gli impianti sono risultati ammalorati, fortemente ammalorati, e quindi non era più sufficiente una sistemazione e manutenzione, ma una vera e propria sostituzione. Di fatto qui abbiamo delle problematiche che sono nate con l'opera. Oltre alla sistemazione, con la perizia di variante abbiamo anche scelto di inserire alcuni miglioramenti dal punto di vista estetico. Penso in particolare ad una copertura che darà proprio sulla parte dei resti della sala ipogea con una vetrata, quindi favorirà la connessione tra la piazza e l'ipogeo, il miglioramento dell'illuminazione che a nostro avviso è determinante, e poi la razionalizzazione dei getti d'acqua che torneranno in piazza Garibaldi, ovviamente compatibilmente con quella che è la struttura della sala ipogea, perché insomma, se abbiamo riscontrato difficoltà sul piano appunto del sistema idrico, delle condutture idriche, evidentemente c'era una situazione di inidoneità di ogni altra soluzione. Giornata emozionante quella di ieri per il comune di Chieti, che nella sede del CONI a Roma ha partecipato alla cerimonia per il conferimento del titolo di città europea dello sport per il 2025. Assessore, ieri è stato consegnato ufficialmente il titolo di Città Europea dello Sport 2025. Cosa accadrà adesso? Un riconoscimento veramente importante che ci è stato conferito ufficialmente ieri presso la sala d'onore del CONI dal presidente Malagò e dal presidente Ruppatelli, e un riconoscimento che insomma ci vedrà protagonisti in questo anno, il 2025, ma già
dal prossimo settembre, con tutta una serie di iniziative importanti di rilievo in ambito sportivo. Stiamo già lavorando a un grande evento per settembre che coinvolgerà le massime istituzioni sportive nazionali e che sarà incentrato sullo sport quale veicolo ovviamente di prevenzione in materia di salute, lo sport quale aggregatore sociale, lo sport a livello agonistico. Insomma, noi siamo convinti che questa è una grandissima opportunità per la nostra città, un riconoscimento che poi ci vedrà anche ospitare tanti eventi sportivi di carattere nazionale e internazionale. Ecco, abbiamo lavorato molto in questi anni sul potenziamento dell'impiantistica sportiva cittadina, sulla valorizzazione del nostro tessuto sportivo, sulla crescita delle nuove generazioni attraverso lo sport. Lo sport è entrato nella Costituzione del nostro paese, dunque abbiamo in questi anni dato un forte impulso a una vocazione sportiva della nostra amministrazione e della nostra città. Siamo felici di questo riconoscimento che certifica l'ottimo lavoro che abbiamo compiuto in questi anni, anche nel sapere intercettare quei finanziamenti PNRR, quei finanziamenti nazionali che potessero consentirci di migliorare la nostra impiantistica. L'abbiamo fatto in una logica anche di risanamento gestionale dello sport in città, con strutture sportive tutte 18 affidate in gestione e quindi con un chiaro impulso virtuoso anche sotto il profilo della piena fruibilità degli impianti, ma anche della sostenibilità economica per il nostro ente. 7 bambini su 10 che oggi frequentano le scuole elementari faranno un lavoro che non esiste ancora. E questo è un dato emerso oggi in occasione della presentazione di Maggio Informativo, l'evento promosso da CNA Abruzzo, un mese intero dedicato alla formazione con corsi interamente gratuiti. L'obiettivo dell'iniziativa è quello di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Katia Napoleone. Al via l'undicesima edizione di Maggio Formativo, l'evento voluto da ECIPA Abruzzo e CNA. Come tutti gli anni, il Maggio Formativo è aperto a tutte quante le caratteristiche della formazione, quindi non diamo un tema. Ci siamo resi conto però che quest'anno tutti quanti gli eventi sono caratterizzati dal bisogno di acquisire competenze. Ci si iscrive attraverso il sito di ECIPA Abruzzo, ecipa-abruzzo.it, attraverso la compilazione di un form. Aspettiamo tutti quanti e ricordiamo che i seminari sono tutti quanti gratuiti. Dall'arte di preparare la pizza, un'idea per il marketing, ai segreti del maquillage, i corsi che si svolgeranno a Chieti, Pescara, Teramo e Vasto sono i più svariati. È importante avere la leva formativa in quanto leva competitiva. Questo è un po' l'obiettivo di questo, diciamo, festival della formazione, perché in realtà mette in rete e relaziona professionisti, piccole imprese, intermediati dell'associazione di categoria e dell'agenzia formativa che si occupa proprio di fornire formazione professionalizzante nei confronti degli utenti, che per noi non sono solo imprenditori, ma ricordo che abbiamo anche circa 12.000 cittadini e anche pensionati, quindi abbiamo una parte sociale importante che rappresentiamo e che è giusto che li accompagniamo e li facciamo conoscere qual è l'offerta formativa che siamo in grado di mettere in campo. E in un mercato in rapida evoluzione, tra le competenze più richieste ci sono quelle trasversali. Il World Economic Forum ci dice che il 65% dei bambini che oggi frequenta le elementari farà un lavoro che non esiste ancora. Per cui quello che serve sono soprattutto competenze trasversali, e la competenza trasversale che serve di più è quella di imparare ad imparare, cioè continuare ad imparare. Ad oggi, ad esempio, quello che sappiamo è che il 44% delle persone che oggi lavorano nell'arco dei prossimi 3-4 anni dovrà imparare delle competenze nuove. Per cui è importante soprattutto avere il giusto approccio mentale verso il cambiamento e verso, più che il cambiamento, verso l'acquisizione di nuove competenze. Insomma, il mercato del lavoro richiede quelle capacità di adattarsi e di intercettare i cambiamenti anche delle professioni, in questo caso un tempo richieste solo alle figure manageriali. Un'ambulanza per garantire il soccorso medico nell'area Vestina, inaugurata stamani a Civitella Casanova, la nuova postazione territoriale per l'area Valfino-Vestina, il servizio di Andrea Costantini.
Taglio del nastro stamani a Civitella Casanova nel Pescarese per l'inaugurazione della nuova postazione territoriale dell'emergenza sanitaria del 118 per l'area Valfino-Vestina. Il servizio di ambulanza, attivo H12, avrà la funzione di garantire nel territorio, in caso di necessità, un soccorso medico tempestivo. L'attivazione della cosiddetta POTES, realizzata con i fondi nazionali e comunitari destinati all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, si inserisce nell'ambito di un più ampio progetto volto a potenziare la rete dell'emergenza sanitaria territoriale nella regione. Implementiamo il servizio dell'emergenza urgenza territoriale. L'ASL di Pescara ha investito fortemente su questo. Stiamo aprendo 4 nuove postazioni, Civitella è la prima di queste 4. Sarà un mezzo a servizio di un'area molto vasta di circa 200 km quadrati, un'area disagiata che finalmente avrà una risposta sanitaria, almeno in ambito diurno, efficace ed efficiente per i cittadini che risiedono in questa zona. Abbiamo raggiunto un risultato importantissimo per quanto riguarda la garanzia di quei servizi essenziali per, non solo per il nostro paese Civitella Casanova, ma per un'intera area, quindi che abbraccia diversi comuni come Montebello, Villa Celiera, Carpineto, Brittoli, anche Civitaquana. Quindi un risultato di cui andiamo fieri, per cui abbiamo lavorato da tanti anni e per questo ringraziamo ASL sicuramente, ma anche la politica regionale che in questo ci ha aiutato in questo. Daremo un'assistenza equa sia nell'emergenza ma soprattutto anche per quanto riguarda l'assistenza di prossimità. Possiamo dire con l'apertura delle farmacie che daranno servizi con altre realtà importanti dei distretti, degli ospedali di comunità, delle case di comunità, porteremo avanti un modello importante per la nostra regione, ripeto, dando un'assistenza equa ed essere vicino a tutti i nostri cittadini. Entrano in servizio 94 cittadini pescaresi beneficiari dei tirocini formativi retribuiti. Lavoreranno negli uffici comunali o presso alcune municipalizzate. Entrano in servizio in questi giorni 94 beneficiari dei tirocini di inclusione sociale selezionati dal settore politiche e sociali del comune di Pescara. Possono partecipare coloro che hanno un ISEE non superiore a 9.360 euro o che ricevono l'assegno di inclusione e sono inoccupati o disoccupati. Presteranno servizio in comune, cioè in alcuni uffici comunali all'interno di Pescara Multiservice e di Ambiente SPA, e la loro attività sarà finalizzata anche alla cura del decoro della città. Un duplice obiettivo: da una parte diamo un aiuto concreto a 92 cittadini pescaresi che potranno avere un aiuto economico di 500 euro al mese per 6 mesi a fronte di lavori in favore della pubblica della collettività. Saranno di più diversi i lavori che queste persone affronteranno, dalla manutenzione del verde all'apertura dei parchi, alla manutenzione, anche piccoli interventi manutentivi sulle strade. Sono veramente tanti i servizi che queste persone faranno, per raggiungere anche un obiettivo concreto, quello dell'interesse pubblico, quello di far sì che anche la collettività possa verificare effettivamente come vengono anche utilizzate queste importanti risorse, che ricordiamo non sono comunali ma sono delle risorse che sono nazionali, che andiamo a intercettare. Dopodiché l'augurio che noi abbiamo è che questi percorsi formativi possano fare in modo che queste persone alla conclusione di questo percorso possa trovare un lavoro, e su quello il nostro impegno sta, affinché proprio questi corsi, il nostro tutor, tutti quanti diano una formazione concreta e effettiva a queste persone. Uno dei più importanti saloni nautici del Medio Adriatico è arrivato alla sua 10ª edizione. L'appuntamento è al Porto Marina di Pescara il 3, il 4 e 5 maggio. Sottocosta prende il largo anche quest'anno, uno dei più importanti saloni nautici del Medio Adriatico è arrivato alla sua 10ª edizione. È una manifestazione sulla quale la Camera continuerà ad investire, perché è un motore trainante per l'economia del territorio. Porterà sicuramente un turismo qualificato, un turismo valido, e il turismo porta a sua volta a smuovere l'economia di altre attività.
La manifestazione voluta ed organizzata dalla Camera di Commercio di Chieti Pescara e dal Marina di Pescara con la collaborazione tecnica di Assonautica Pescara Chieti ha lo scopo di promuovere la nautica da diporto, il turismo nautico, gli sport del mare e di valorizzare il pianeta blu in tutte le sue declinazioni. Oramai è una manifestazione consolidata che rappresenta insomma tutte le esperienze e l'importanza della nautica che parte da Pescara al porto turistico il 3, 4, 5 di maggio e avremo tanti espositori nuovi, 13 le regioni nuove che partecipano, sono più di 60, circa 60 gli espositori. È un momento importante per la città di Pescara, ma è un momento importante proprio per la nautica da diporto che in questo momento sta rappresentando anche il bisogno dei più piccoli, cioè di solito vediamo il diportismo come un qualcosa di inarrivabile, in realtà è per le tasche di tutti. 3 giorni al porto turistico Marina di Pescara per vivere il mare in ogni sua sfaccettatura, dalle esposizioni di imbarcazioni al design, dall'esperienza in mare alla componentistica nautica e non solo. C'è il tradizionale battesimo del mare per avvicinare i neofiti con uscita insieme ai soci di Assonautica per provare l'esperienza della navigazione, quindi per avvicinare le persone al mare non solo dalla spiaggia. Poi c'è anche un progetto di vela inclusiva per cui abbiamo anche l'uscita per i non vedenti e portatori di disabilità, questo come Assonautica. Poi ovviamente c'è un ricco programma anche tematico sulla nautica che diventa sempre più turismo ed eventi come Sottocosta servono proprio a questo per avvicinare le persone alla nautica ma anche a tutti gli sport del mare. A Chieti torna la competizione podistica 6-8 ore, stamani la presentazione dell'evento nella sede dell'Avis. Torna la 6-8 ore di Chieti, una corsa podistica che ormai sta diventando una tradizione per la città. Sì, diciamo la data è stata spostata per causa delle elezioni europee, quindi il 1° maggio, solito percorso di 1 km e 200-300 metri. Torna questa gara importante di atleti che vengono da tutte le parti d'Italia, è campionato regionale di ultramaratona di 6 ore, quindi ci affidiamo un po' anche ai cittadini di portare pazienza per una gara così importante per Chieti, con la speranza di riuscire magari il prossimo anno a portare anche il campionato italiano in una 6 ore qui a Chieti. Ricordiamo brevemente quale sarà il percorso della competizione. Sì, il percorso interamente all'interno della villa comunale, di 1 chilometro circa, tutto praticamente chiuso al traffico. Volevo segnalare una cosa importante: noi quando facciamo questi tipi di manifestazione cerchiamo di mettere sempre in risalto le cose importanti della città. La medaglia, come tutti gli anni, è fatta da Morelia Persico, che rappresenta, diciamo, la Venere teatina, chiamiamolo così, che è stata ritrovata in piazza San Giustino, e Porta Pescara dall'altro lato della medaglia. Quindi per far capire che insomma questa gara si avvicina un po' anche alla città. Poi speriamo che parte degli atleti vadano un po' al museo, visto che la partenza sta a Piazza Mazzini. E questo servizio ci introduce alla pagina dello sport con lo slittamento dei playoff. Il Pescara giocherà martedì 7 maggio all'Adriatico contro il Pontedera per la gara secca di primo turno. Fissato l'orario del match, fischio d'inizio alle ore 20:30. Tornerà squizzato e il tecnico Cascione cercherà di recuperare anche Aloi. Sarà una gara speciale per l'ex Lorenzo Milani, autore del terzo gol nella vittoria di Fermo. Una vittoria importante, Lorenzo, perché bisognava innanzitutto riscattare la brutta prova con l'Ancona. Sì, assolutamente, sicuramente sono contento del gol e più che altro abbiamo fatto una buonissima gara, peccato per il finale che comunque sia ci siamo un po' abbassati, però dobbiamo ripartire da questa vittoria. Ci sarà la sfida con il Pontedera, per te non una partita come tutte le altre? No, assolutamente, alla fine io ho un pezzo di cuore là, però sicuramente cercherò di dargli del filo da torcere. Ecco, è finita la stagione regolare, si guarda a questa seconda fase, secondo te il Pescara cosa potrà fare, dove potrà arrivare? Perché c'è un po' di scetticismo su questa squadra. E noi alla fine entriamo in campo per portare il punteggio pieno, quindi
Il nostro approccio è sempre il solito, cercheremo di fare il meglio che possiamo e vedremo quel che succederà. Ecco, il futuro di Lorenzo Milani, ora dopo i playoff andrai via, resterai a Pescara? Cosa sai, cosa possiamo dire? Non so niente, alla fine io ho ancora il contratto col Pescara, quindi non ho notizie. Pescara che giocherà in casa e avrete due risultati a disposizione, sarà comunque un vantaggio da sfruttare? No, certo, comunque sia, noi dobbiamo cercare di giocare per vincere, quindi come tutte le partite che facciamo, alla fine ogni volta che entri in campo cerchi di vincere, quindi dobbiamo arrivare con la mentalità giusta e portare a casa il risultato. Scendiamo di categoria, il capitano dell'Aquila, Alessandro Brunetti, dopo lo 0-0 di Termoli, traccia un bilancio di una stagione che si chiude col sogno sfumato di un aggancio al Campobasso per la squadra di Cappellacci, prima dei playoff, ultima della stagione regolare davanti al proprio pubblico contro il notaresco Jacopo Forcella. Ovviamente c'è una grande delusione, un gran rammarico, perché noi... cioè, volevamo crederci fino alla fine e purtroppo con questo passo falso e la vittoria del Campobasso è andata male. Cosa è mancato questo pomeriggio all'Aquila? Ma secondo me nel secondo tempo abbiamo avuto molte occasioni per portarci in vantaggio. E loro hanno fatto la loro partita, ci sono chiusi dietro e loro, da quello che sapevo, gli bastava un pareggio o poco più per avere la salvezza automatica. Loro hanno fatto la loro partita e noi abbiamo avuto un po' di sfortuna a non trovare il gol del vantaggio. Da capitano al termine quasi di questa stagione, che bilancio si può trarre? No, sicuramente un bilancio positivo e perché noi siamo sempre una neopromossa e giocarci fino alla fine del campionato, abbiamo disputato secondo me un ottimo campionato. Forse è mancato qualche punto perso nella prima parte? Sì, esatto, siamo partiti un po' male, con un po' troppe sconfitte e alla fine la paghi questi punti persi. Adesso ci sono i playoff, con quale spirito va all'Aquila a giocarsi questa fase 2? No, ovviamente siamo qualificati secondi, quindi giochiamo eventualmente tutte e due le partite in casa, abbiamo due risultati su tre, quindi dobbiamo cercare di dare il massimo e puntarli a vincere. Un'ultima menzione, tanto pubblico che questa mattina è partito dall'Aquila per provare a viverlo questo sogno. Sì, come ho detto anche prima in un'altra intervista, il pubblico non è mai mancato sia fuori che in casa e quindi ci aspettiamo anche domenica, come abbiamo già visto, un grosso pubblico. Siamo ora al volley. Altino perde al quinto set a Catania ma mantiene il primo posto a due giornate dalla fine della regular season. In B2 il Gada Pescara centra la salvezza. Sergio Zappalorto. Tre abruzzesi su quattro in rosa tra B1 e B2 perdono, ma la cosa è indolore. A cominciare dall'Altino, che esce sconfitto 3-2 in Sicilia, ma agguanta dall'1-2, dopo aver dominato il primo set, metà secondo, poi perso inspiegabilmente, un 2-2 che porta in dote un punto di platino a una classifica che lascia le rossoblù in testa solitaria, ora a +1, proprio dalle catanesi. Il tutto alla vigilia di un turno interno penultimo stagionale, tutt'altro che semplice contro la terza forza, il Fasano. Tuttavia, il sestetto del Press Papa ha le carte in piena regola per vincere da 3 punti e preservare la cima. KO senza problemi anche dell'Adriatica Press Teramo, che cede sul campo del Forte Arzano brillando in coda al match, ma conseguenze della graduatoria praticamente zero. In casa futura, logicamente, si pensa già al futuro, giusto così. Torna a vincere dopo 5 estenuanti set contro un coriaceo Potenza Picena una motivatissima Giulia Gas Montesilvano, che conferma la quarta piazza, meta d'assoluto prestigio per una matricola che, appunto come il Teramo, comincia a seminare per la costruzione di un team competitivo ad alto livello per la prossima stagione. Il KO del Castelmaggiore Corriccione condanna le bolognesi con 2 turni d'anticipo alla retrocessione in C, a tutto vantaggio del Gada Pescara 3, che cede, come da pronostico, senza neanche
neanche sfigurare sul campo della vice capolista Pesaro e conclude con una splendida salvezza il suo percorso, si può dire trionfale, con la media età di poco più di 20 anni. Un 10 a mister Schiazza e una società che da tempo si affida a promettenti giovani, scelta convalidata da anni dai titoli tanti under regionali. E adesso diamo lettura di un avviso di servizio. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici a pagamento per le elezioni europee amministrative fissate per l'8 e 9 giugno 2024. A tal fine informa che nella propria sede di Silvi, strada statale Nord 26, numero telefonico 085 93 0020, è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. La persona eventualmente da contattare è Claudio Di Francesco, reperibile allo 085 93 0020 oppure tramite mail info@tv6.it. E prima di salutarvi, di volley si parlerà questa sera nel nostro consueto appuntamento del martedì con la trasmissione di Sergio Zappalorto, Palla Volé, ospite di spicco l'ex azzurro Andrea Lucchetta, mentre l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.